La terza struttura della Protezione Civile per l'accoglienza dei migranti a Porto Empedocle ha una capienza certificata di 100 persone, in realtà ce n'erano più di 5 volte tanto. E così quella scattata oggi è stata una fuga di massa di persone disperate. Polizia e carabinieri hanno avviato le ricerche dei fuggitivi che sono tuttora in corso. Ad aggravare la situazione, lo stop subito dai trasferimenti verso altre strutture nel resto d'Italia. La prefettura di Agrigento sta faticando oltre misura a trovare posti disponibili dove i migranti possono effettuare la quarantena. Erano in 190 quelli che avrebbero già dovuto lasciare la terza struttura prima dell'arrivo da Lampedusa dei pattugliatori della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto, con a bordo altre 320 persone. La terza struttura ha soltanto delle porte di accesso, non ha finestre e con le altissime temperature i migranti ospiti stanno soffrendo. Deve intervenire il governo, ha fatto appello a tutti, anche alla Commissione europea, ha detto Ida Carmina, sindaco di Porto Empedocle, perché far arrivare quale navi militari? Potevano portarli da qualche altra parte. Questa è una struttura d'accoglienza momentanea, può contenere 100 persone. Porto Empedocle è Covid-free da tempo, ha aggiunto il sindaco, ma siamo quotidianamente sotto i riflettori per il fenomeno dell'immigrazione.